Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Somerville. Io sono Glacial Sphere e in questo gameplay walkthrough di Somerville che sto portando dall'inizio alla fine siamo appena scampati a quegli strani metalhead, a quegli strani cani meccanici dalla miniera e abbiamo anche trovato il nostro vecchio amico, il cagnolone, che ci stava, che ci ha ritrovati, appunto, non si sa bene come, ma ci ha ritrovati. Quindi andiamo avanti. Abbiamo superato abbondantemente la prima metà di gioco, in realtà siamo nella seconda metà di gioco e vediamo un po' dopo questo climax, appunto, di sfuga dalla miniera, cosa ci aspetta verso la fine di Somerville. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Somerville e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Io sto dando un'occhiata in giro perché vi ricordo essere blind in questo gioco, ovvero io lo sto giocando per la prima volta insieme a voi. Il nostro personaggio continua a tossicchiare, a tossire, come anche giusto che sia, dato che sia passato un bel po' di tempo nell'acqua gelida del fiume. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ah, non ce la fa proprio più. Ok. Oh, abbiamo trovato dei sopravvissuti? Vediamo. Sarebbe anche ora, perché ne avevamo trovato solamente uno finora, che poi era morto male. Appunto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, commentare e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate ad in un videogioco di questo tipo. Mi immagino che costi anche poco su Steam, perché non mi sembra quel gioco da poter mettere per tanto tempo a prezzo pieno, sinceramente. Vediamo un po', eh. Cosa c'è qui in giro? Vi ricordo che non si può girare a visuale. Vediamo se posso andare di qui. No, allora probabilmente dovremo uscire. Oddio, non vedo nulla. Aspettate un secondo. Si vede niente. Ok, anche perché è molto luminosa in questo momento la stanza in cui sto giocando, quindi non vedo davvero nulla. Ok, qui abbiamo sopravvissuto. Essendo un'ambientazione molto scura questa, altri due sopravvissuti. Sì, questo è letteralmente un rifugio. E appartiene anche a una soundtrack un po' malinconica. Qui abbiamo una famiglia. Qui? Posso prenderlo questo? Non sembra che possiamo interagire. Non possiamo attivare i nostri poteri. Ci sto provando, ma i nostri poteri non vanno. Possiamo andare qui in fondo? No, il personaggio si blocca. Qui non possiamo interagire. Là in fondo vediamo qualcuno. Mentre qui dietro cosa c'è? Sono curioso. Mi sa che arriviamo nello stesso punto, vero? Sì, qui non possiamo fare nulla. No, ci dice che non possiamo passare. Ci dice di andare da questa parte. O forse è che dobbiamo prendere qualcosa, perché il cane si ferma qui effettivamente. Magari dobbiamo prendere qualcosa qui, eh? Ma non mi sembra. Qualcosa di qui, magari? Ah, aspetta qui, possiamo andare, sì. Niente, qua non ci dice che non possiamo passare. Proseguiamo, vediamo un po', lì c'è anche un cuore con delle iniziali. Troveremo la nostra famiglia qui dentro, vediamo.
Beh, però mi sembra strano che non si siano, che non siano venuti loro da noi. Entrare qui dentro? No, non posso abbassarmi. Torniamo indietro. Dicevo, cioè, è strano che non fossero venuti loro da noi. Cioè, insomma, la notizia che hanno trovato un uomo in giro dovrebbe essersi sparsa, no? Per questo rifugio. E loro sarebbero dovuti andare a vedere almeno la madre. Andare a vedere se appunto era suo marito. Ah, dobbiamo entrare qui? Vai. Quindi loro sono sopravvissuti. Mi curi? Siamo in una sorta di infermeria ora. Attenti al bambino, che se ne va. Attenti al bambino che me lo rapiscono. No, vieni qui, oh. Ehi, ehi, ehi. Torna qui. Appunto. Guarda là fuori che ci sono i robot. Stai fermo tu. Non ha... No, mi trapassa. Ma dai, ma c'è il cane metallico, bambino, vattene. Bambino. Bambino. E torniamo da nostra moglie. Non ne frega niente nemmeno nostra moglie di noi. Ecco, brava, prendilo e portalo via, va. C'è niente qui dentro? Ora ci fa uscire di qui? Grazie. Quindi ce ne stiamo andando via dal rifugio? Stiamo salendo. Dai, hai preso un borsone. E ti pareva. Se devo fare qua. Sto provando a premere ovunque. Ah, è vero, forse premevo B e non A, ok. Perché in questo momento sto anche giocando con il pad della Switch che ha A e B invertite. E pensavo di star premendo A, invece premevo B. Ovviamente la prima cosa che ho fatto era interagire con la porta, eh. Cosa devo fare qui? Ok, passiamo, andiamo avanti. Non mi è chiaro perché stiano andando via dal rifugio. Se è quello che stanno facendo. Tra l'altro quando lui sta malissimo, cioè...
Ah, che bello, vanno per mano. Vanno mano nella mano. Ah, di qua non c'è nulla, ok, era un'altra farmacia, giustamente. Ha preso altre medicine. Ho preso quella che ci ha dato. Andiamo avanti di qui. Quello è il peluche di Nivi. Ok, ha preso giustamente il cane peluche. E ora possiamo quindi andare qui dentro. Non ci vieni? Dai, su. No, di qua non ci vuole andare. O forse sì. Oh, mi sono tornati i poteri. Ah, ok, mi sono tornati i poteri. Quindi ora posso fare così. Aspettare che lei venga a darmi una mano. Dai. Dai, vieni a darmi una mano. Ecco. Vedi. Così possiamo disintegrare questa roba. E passare. Sento dei rumori. Perché il cane se ne sta fermo lì? C'è qualcosa qui magari? Un segreto? Non sembra esserci nessun segreto qui. O forse sì, aspetta. Non penso ci sia niente però qui, o sbaglio. Boh, molto strano. Ho sciolto tutto, ma non è successo niente. Proseguiamo allora. Perché non mi fa andare avanti di qua? Ah, qui c'è un pericolo, un segnale di pericolo. Infatti non possiamo avanzare di qua. Non possiamo nemmeno aprire quella porta, credo. Però potrei salire, no? Cosa sta facendo? Devo sciogliere? E dammi una mano un attimo. Ok, sì, devo sciogliere. Forse però devo sciogliere di più. Oh, noi andiamo anche qui dietro per vedere bene cosa c'è. C'è nulla, ok. Non sembra che possiamo fare qualcosa qui in realtà. Non mi sembra molto, sinceramente.
Possiamo solidificare qualcosa, però non capisco a che pro. Vedete che non cambia nulla? Ah, ora sta cambiando. Cioè, quando lo facevo di fila non cambiava. Quando devo togliere la mano e... Cioè, devo togliere la cosa qui, la... passa, passa, brava. Devo togliere la leva e allora ci va. Boh, strano. Ora posso andare avanti senza di loro. No, dai. Devo fare qualcosa qua, no? E infatti qui non posso passare senza di loro. Ma perché loro non vengono? Scusatemi. Poi io qui davvero non vedo nulla, eh. Cioè, è troppo buio il gioco, letteralmente. Qui è letteralmente troppo buio il gioco. Posso avanzare aumentare la luminosità perché non si vede una sega. Non si vede niente. No, non posso aumentare la luminosità, davvero? Davvero non posso aumentare l'umidità, mica, ma non si vede niente qui, ragazzi. Ma lo vedete anche voi o no? Che non si vede nulla. Posso ah, ok, posso entrare però nel camion. E immagino che posso aprire la porta da dietro. Cioè, il camion che è un pullman in realtà. Posso arrivare qui con calma, mi raccomando, eh. E aprire questa porta. Ok, per far passare loro. Buono. No, però alcune parti di questo gioco sono proprio scure tanto, cioè non si vede nulla. Dai, non posso passare di qui. Anche la prospettiva è fatta malissimo. Peccato perché questo gioco poteva essere davvero una piccola perla, invece mi sa che è il classico gioco da... Ah, qua dovrò aspettate un attimo. Vabbè, tiriamolo su questo. Ora che possiamo. Dicevo, mi sa che è il classico gioco da Steam da 5 € o meno. E l'altro lo dovrò buttare giù, no? Dai, dammi una mano un secondo, grazie. O se è buggato, non viene giù. Io vado su, io vado lì, ma lei non viene. Boh. Molto strano. Non posso interagire con quest'auto, no? Ah, ok, posso aprire però questo. Cioè, posso fare in modo che ora lì sia tutto pieno. E poi facciamo così. Ok, si passa. Si prosegue. Eccolo lì, Metalhead. Incazzatissimo. Vuole le nostre teste. Cane, non abbaiargli contro, che poi viene da noi. Si va di qui? No. Lì c'è un... Ah, ok, un manichino. Ok, un manichino. Ci sono tanti manichini qui. Qualcuno ricorda la prima puntata della nona... del nono dottore, di Doctor Who? Con tutti questi manichini, eh? La prima puntata della serie moderna di Doctor Who, praticamente. Perché non possiamo passare? Non mi è chiaro, c'è un ostacolo lì, cioè non si capisce niente in sto videogioco. Boh, possiamo aprire la porta magari? Non sembra. Non ho capito, ma a parte che io non capisco perché non si possa passare.
E infatti ora può passare. Boh, vabbè. Dobbiamo entrare qui. Sì, dobbiamo entrare. Dobbiamo tornare indietro, boh, non si sa. È davvero difficile leggere la mappa di questo videogioco. Ah, ok, siamo morti. Quindi non dobbiamo calpestare quella roba. Ok, trial and error totale qua. Assoluto e caro vecchio trial and error. Ok, non si può passare di qui. Immagino che non si possa passare nemmeno di qui, vero? No? La sezione trial and error stupida mi mancava, eh. Come ho fatto a vedermi? Che sono passato nell'ombra e prima ho fatto la stessa cosa e non mi ha visto. Ok, prima ho aspettato che se ne andasse. Va bene. Ora direi che possiamo passare di qui. Sì o no? Sì, dovremmo riuscire a passare di qua. Dai però, bambino, dammi una mano con sta luce. Già non si vede una serie, appunto. Madonna, ragazzi, questa sezione qua quanto è brutta, quanto è fatta male. Cioè, già non si vede niente in sto gioco. Poi loro rimangono indietro, si buggano in continuazione. Si buggano davvero in continuazione, non vengono con te per farti luce. E questi non possiamo toccarli, no? Adesso se li toccano loro, guarda, sbrocco. Qui la luce va via. Quindi non si riesce a vedere manco ni più niente. Vabbè. Madonna, ragazzi, guarda, qui io sarei tentato di abbandonare il gioco perché non mi sta dando nessun motivo per essere continuato. È un gioco trial and error con enigmi abbastanza stupidi. Che non sta raccontando niente di niente. Perché davvero non racconta niente di niente questo videogioco. È un gioco da Steam. Da cestone Steam a meno di, boh, 5 euro. E 5 euro per questo gioco sono pure tanti. Guardate, guardate, non ti segue. Dai, su. Poi la luce qui diminuisce, non si sa bene per quale motivo, forse si sta scaricando, non lo so. Però così facendo non vediamo più una sega davvero. Cioè ti tocca andare avanti così di trial and error, usciamo di qui. Ditemi che abbiamo finito sta sezione. Dai, ditemi che è finita sta sezione. Figurati. Che le infamelle nei trailer hanno messo solo queste parti qui, no? Queste parti belle movimentate, le parti narrative. E quindi pensa, cioè, ti hanno fatto credere che il gioco fosse tutto così. In realtà queste sono tipo, boh, il 5% del gioco totale. Spostati. Aiutami con questo, no? Aiutami con questo. Vai, vai, vai. Ma dai, ma ce l'avevo fatta. Ah, si riparte da qua. Ok. Corra, corra. A parte che io pensavo che la moglie lì si spostasse, sinceramente. Pensavo che mi desse una mano con il carretto. La prospettiva lì continua ad essere tutta sbagliata. Dai, su. Vai. Corri, scappa. È
mo arriva l'eroe, chi è? Il supereroe. Vabbè. Incredibile. Ecco, avevano messo questa parte nel trailer. Se vi rendete conto di quanto sia fuorviante quest'unica parte rispetto a tutto quello che è il videogioco? E niente, lui è morto male. Ah, io devo salire sulle scale, vai. Il cane è avanti, è stravanti. Abbiamo perso? Boh, ragazzi. Cioè, si poteva andare più velocemente di così, non ho capito. Guarda, il personaggio si bugga, cioè va lento lui. Non so neanche andare lento, cioè sto andando giusto, è lui che va lento. È solo che appena sfiora la ringhiera va lentissimo, non so se bene per quale motivo, appena sfiora la ringhiera. Ancora sono morto. Boh. Che bello che poi ti fa ripartire da qua perché pure il gioco capisce che ha sbagliato. Po' di pace? O no? Si deve fare qualcosa qui. Ah, ma non era morto lui. Non sto capendo. Sono due, magari due civiltà aliene. Sono due civiltà aliene che si stanno contendendo la terra. Ma ha lasciato qui il figlio e la moglie, il cane. Ma scusa. Ma? Questi magari hanno voluto salvare solo noi perché siamo noi che abbiamo i poteri. Quindi a loro interessano quelli. Questa è la zona dei flashback, può darsi, dove abbiamo visto quelle persone quasi torturate, quando abbiamo acquisito i loro poteri. Vabbè, questa è palesemente comunque la parte da endgame. Questo molto probabilmente sarà l'ultimo livello, l'ultimo capitolo, quello che è. O comunque saranno ambientati qui gli ultimi. Ah, siamo noi quelli lì incatenati. Vedete che loro qui studiano sta roba? Ma
raggiungerla in qualche modo. Boh. Stanno facendo degli esperimenti. Noi non possiamo usare i nostri poteri, dobbiamo solamente andare lungo questi percorsi, a quanto pare. Raggiungere queste lampadine. Aspetta. E ci stanno testando praticamente. È un testing questo. Stanno testando i nostri poteri. Forse questi qui. No, questi mi sembrano umani comunque, vederli lì così. Forse a questi qui serve un umano per poter usare bene i poteri. Per poter avere dei poteri calibrati. Ah, devo tenerlo per tanto tempo. Ok. E poi probabilmente devo. Oh no, ok, sparisce, no? Sparisce, vero? No. Ok, ho capito. E poi lo frizzo. Così. Ecco. Sì, vabbè, ma che è? Scusami. Se lo frizzo deve rimanere fermo. Perché questo cambio di regole all'improvviso? Se ti frizzo, rimani fermo, vero? Guarda. E non funziona però così, eh? Il gioco. Le regole che mi hai spiegato tu sono diverse. Sono molto diverse le regole che mi hai spiegato tu. Magari posso girare questo coso mentre. No, non posso ruotare il faro. Boh. Ma perché è così adesso il gioco? Cioè, perché ha cambiato le regole? La regola è potere marrone o quello che è, e la materia si ferma, ok? Vedete così. Ora si è fermata? Ora si è fermata, ragazzi. Io non ho parole. Questo gioco è buggato a merda. A parte che non posso raggiungerlo comunque. E non posso. Non può salire. Cioè, non può fare il gradino a piedi. Ma vi rendete conto? Forse posso arrivare da dietro. Un secondo, eh. No, niente, non ci arriva. Impossibile arrivarci. Boh. Vediamo se adesso così si può fare. Ci arriva ora? Oh, finalmente. Niente, sarà buggato quindi. Se sa bene per quale motivo. Cosa devo fare? Entrare qui dentro. Quello marrone è quello che è morto probabilmente, e quello dove siamo noi era dove c'era il primo che è morto. Il marrone è il secondo che è morto, che ci ha dato il secondo potere, e il terzo potere è questo degli spari, che adesso ancora non abbiamo. Cosa sono quelli? Sono gli esserini che abbiamo salvato durante l'avventura, magari? Devo sciogliere. Oddio, no! Sto facendo? Li ho sciolti e li ho ricreati in un unico tipo? Cioè, in un unico essere?
Lo sto facendo io questa, eh. Sono io a muovere i comandi qui. Prete, li sciolgo. Per un unico essere, poi non si sa bene cosa gli faccio. Lo disintegro. Stavamo in qualche modo generando una marea di energia per qualcosa. Per questo, molto probabilmente. Siamo diventati dei supereroi che stanno andando a distruggere gli alieni. Grazie a quell'energia. Come, scusa? Seguiamo il cane, va? È iniziato tutto quando abbiamo preso quei croccantini lì. Quindi prendiamoli di nuovo e andiamo su stavolta. Saranno i fuochi d'artificio. Infatti, stavo per dire. Non mi sembrava il rumore di un'apocalisse, erano fuochi d'artificio. Cos'è la festa dell'indipendenza americana? Cos'è, tutta un'illusione, eh? Che fosse tutto un sogno mi sembra strano. Cos'è, questa è un'illusione tipo Matrix? E in realtà noi siamo schiavi da qualche parte? Qui non c'è più nessuno. What? No, fammi rientrare qua. Ehi.
Di nuovo, stessa cosa. Sì, toccalo però. Ah, da qui deve essere fatto, ok. Ma siamo ancora noi? Cioè, dite che siamo ancora noi? Non sto capendo, però sono incuriosito. Ora si risveglierà qualcosa? Ah, ha sciolto la materia che mi ha fatto cadere, quel raggio. Muoviti, altrimenti soffochi, muoviti. Stiamo rifacendo le stesse zone, vi rendete conto? Ripercorrendo le stesse zone che abbiamo già percorso durante il gioco. In questa parte qui acquatica c'eravamo già stati. Vi ricordate? Ah, c'è di nuovo lui. Quindi dobbiamo riprendere di nuovo questo potere. Sta facendo rivivere la. Quando abbiamo preso i poteri, praticamente. Però con un flash in più. Il primo abbiamo visto che ha tipo disintegrato una di quelle navi aliene. Nel secondo qui abbiamo visto che c'erano tre meteore, se non sbaglio. Cioè tre meteore che possiamo benissimo essere noi, in qualche modo. Cioè noi tre. Magari si può andare avanti da qua. No, non si può salire di qua. Quello che. Come faccio ad andare avanti qui? Se non posso salire di lì. Ah, devo andare di qui, eh? No. Ah, ora posso, ok. Madò, ragazzi, quanto è buggato sto gioco. Sono andato lì, ho premuto A comunque, cioè, non per dire, però l'avevo fatto anche prima. E qui prendevamo il bengala. Sì, ma non fatemi rifare la parte della miniera, che è la parte che ho odiato di più, per favore. Oh, ecco, grazie. Fortunatamente si va avanti in questo modo. Devo andare di qua.
Guarda come gli trema il braccio, che strano. Non so se sia un glitch oppure se sia voluto. Volevo provare a vedere cosa succedeva usando l'altro potere. Ah, eri ecco nostra moglie e nostro figlio. Perché si risiede sul divano come se niente fosse? Che vuol dire sta roba? Infatti sono delle illusioni, appunto. Molto bello comunque l'effetto di questa animazione, come se stessimo penetrando sempre più a fondo di un qualcosa. Ed arriviamo di nuovo qui. Non posso renderlo. No, niente, non potevo renderlo solido per andare un po' più veloce. Niente, andiamo così allora. Ora però tecnicamente non abbiamo preso il terzo potere. Quindi non dovrebbe esserci nessun altro flashback, no? Posso toccare questa fonte luminosa? Oddio, posso scegliere se ucciderlo oppure no? Cosa dovrei fare io qui? E ci fa sprofondare un'altra volta. Strano forte, eh. Strano forte. Si deve risalire? Sì, si deve risalire. Anche questa è una delle prime parti del gioco, vi ricordate, eh? Questa sarà un'altra illusione. Il bambino ha fatto cadere la torcia che noi useremo ora per dissolvere l'illusione, appunto. E si prosegue. Dobbiamo quindi inseguire il bambino. Anche queste sono illusioni. Ah! Sono illusioni, però faccio game over se mi toccano. What? E però in teoria non dovreste potermi toccare voi, no? Andatevene a fanculo, va. E si gode. Un po' si gode, che dite? Ecco, adesso potete ripartire se volete. Ok, sono più fine ora. Ma chi è che ha avuto questa bellissima idea di questo
rompicapo davvero per niente, è stupido, eh. Cioè, è carina la prima volta, poi lo fai di nuovo e dici, vabbè. Già visto, già fatto, insomma. Mo' sarà da fermare quello, no? Per l'appunto. Posso scalarlo? No. Ok, di nuovo si va nella caverna. Sì, a me sembra una caverna, cioè di nuovo si va in questa strana struttura. Più che altro sapete cosa? È che il personaggio è lentissimo, mi dà fastidio. Da un fastidio che voi non avete idea, questa cosa del personaggio lento. Cioè, potesse correre, questa parte durerebbe un decimo del tempo. E sarebbe anche molto più ritmata. Posso salire qui, eh? Ok. Qui è di nuovo tutto illusorio. Niente, qui devo solidificare, altrimenti non si passa. E di nuovo. Ora, se tanto mi dà tanto, questa volta non dovremmo più ripetere nulla, no? 3 è il numero magico, 3 è il numero perfetto, l'abbiamo fatto 3 volte questa cosa. Mo' basta, però. Ora dovrebbe succedere qualcos'altro, in teoria. Ok, si illumina quest'altra luce, andiamo a vedere. Cosa dovremmo fare esattamente? Possiamo entrare? No, non possiamo entrare. E questo è il figlio, no? Ok, possiamo andare da quest'altra parte. Possiamo disintegrarlo? Ok, possiamo disintegrare l'illusione, immagino. Di nuovo. Non so se debba andare di qui. Proviamo ad andare di qui. Almeno questa parte è nuova. Non mi sembra di ricordarla. Abbiamo lì un caccia. E sullo sfondo mi sa che abbiamo la nave da cui ci siamo sparati prima. Come al solito, quando si è in acqua si può andare solamente avanti o indietro, non ci si può muovere in tre dimensioni. Là vediamo quella che potrebbe essere nostra moglie dalla sagoma. Andiamo verso di lei e siamo ancora feriti.
Ok, questi due sono gli altri due con i poteri. Uno di essi è morto, l'altro, da quello che ne sappiamo, è vivo e vegeto in giro. Oppure no, questo qui blu mi sa che è il primo che è morto. Quello lì rosso è il secondo. Sì, rosso marroncino. Rosso mattone. Ok, questa allora non è nostra moglie, questo è il terzo, quello viola, quello che tecnicamente è ancora vivo. Possiamo scegliere se dargli una mano oppure no. Boh, diamogliela per adesso. Ora ho anche il terzo potere, vedete? Primo, secondo, terzo. Fulmini viola. Usiamo il potere viola. Non sembra cambiare nulla. Dovrò usare ancora quello azzurro allora. Ma io non voglio usare quello azzurro. Mi sembra che se non uso quello azzurro non andiamo avanti. Però ora sto usando quello viola. Oh, l'ho liberata. Andiamo verso l'altra ora. Quindi uso un pochettino quello azzurro e poi uso quello viola per far esplodere questa sorta di nucleo alieno. Perché questi sono. Vedete che hanno quelle sorte di tentacoli che, boh. Non so se li stanno ricaricando o se usano per esplorare il mondo circostante. Dai, tradisce. Vedete, io qui utilizzo prima il potere blu. Poi, quando appunto sta per morire, tutto viola. E vedete che esce fuori quello? E ora faccio saltare in aria pure questo. E libero quella persona che c'è lì. Quindi andiamo ora verso il terzo e ultimo. Può darsi che siano le tre persone, può darsi che non erano nostro figlio, eh. Può darsi, anzi, più probabile che fossero le tre persone che avevano i poteri e che erano rimaste intrappolate in questa sorta di mondo illusorio, mondo perverso, schiavizzate da una razza superiore che gli ha dato questi poteri. Non lo so. Sembra che. Cosa si fa? Ah, dovrò farlo rimanere lì, immagino, no? Dovrò farlo impantanare. No, ci ho provato. Proviamo a farlo impantanare quando ci passa. Oppure è sempre lo stesso lampione. Vediamo, eh. Ok, sì, devo farlo impantanare. Ok. E mo però esci, esci mostro. Non esce. Allarghiamo ancora un po'. Mo esci, vero? Dai, salta fuori, nucleo. Non esce il nucleo, eh? Eccolo, trovato. Vieni su ed esplodi. Bravo.
E adesso cosa ci sarà? Ah, devo andare qui dentro, ok. Madò, quanto valente sto personaggio. Corri, per favore, corri. Guardate, non va, non corre. Ma si potrà farlo andare così lento? E quali sono le tre persone che ho liberato? No, ce ne sono molte di più in realtà. Vediamo, si stanno tenendo tutte per mano, da quello che vedo. E manchiamo solo noi. Potremmo dare i poteri a tutte queste persone per distruggere finalmente l'alieno? Ok, blu, rosso e viola sono i nostri tre. Sto dando il potere viola, però non sembra funzionare. Non so secondo quale criterio debba agire. Ok, forse devo andare avanti ora in realtà. Devo andare di qua. Destino accettato alla seconda offerta? Ah, quindi ci sono più finali. Risorse, no? Ok. Ok, ho capito qual è il valore di Somerville. Sta palesemente tutto in questi finali. Tutto in come scegli di farlo, anche se io qui non pensavo di... Forse avrei potuto rifiutare anche questa cosa qui. Sarebbe molto carino vedere quali sono gli altri finali di Somerville. Voi da me avete beccato questo finale, che è il destino accettato alla seconda offerta. Quindi già la prima io l'avevo eliminata. Magari era l'accettare nome di prendere per mano il ragazzo, quello con il potere viola. Non saprei. Sarebbero da vedere anche gli altri finali per avere un'idea chiara di qual è la storia di Somerville, perché così è un po' difficile. Sicuramente ci sono questi alieni, sicuramente c'è l'invasione, c'è l'apocalisse e credo che ruoti tutto attorno all'accettazione della perdita di questo protagonista, di questo uomo che dovrebbe magari accettare di aver perso i suoi familiari. E a questo uomo vengono date delle opportunità per ricongiungersi con loro tramite però un'illusione. E tu puoi decidere se accettare oppure no. Il problema è che non è chiarissimo, cioè io in questo caso non avrei voluto accettare l'illusione. Sarei andato avanti fino a scoprire la verità. Senza accettare l'illusione, solamente che non era chiaro che entrando lì in casa il gioco sarebbe finito. Ok.
Anche se era intuibile, a dire la verità, una cosa che mi aspettavo, che entrando in casa mi sono detto che non chiudere la porta e finire il gioco, per favore, quindi era una cosa intuibile, se mi ero detto, no, di sperare che non accadesse. Comunque, come dicevo, tolti questi finali che alzano un po' appunto il valore del gioco, il resto del gioco è abbastanza mediocre in realtà, cioè uno di quei giochi che puoi tranquillamente trovare in Steam a meno di 5 euro. Vediamo cosa c'è in quest'ultimo filmato. È la casa che abbiamo accettato come un'illusione, però ovviamente non penso sia la realtà. Se verrà sgretolata, farà capire appunto che abbiamo accettato un'illusione, quindi verrà sgretolata e rimarremo solo noi lì. Possiamo magari... No, che ho provato ad utilizzare i poteri perché... Niente. Non accade nulla. Zero. Vabbè, ci ha fatto capire che comunque si è rimasti lì soli praticamente, non c'era nemmeno una luce accesa, niente. Diamo un'occhiata un attimo ai capitoli, giusto per avere un'idea. Questo è l'ultimo capitolo. Quello in cui prendiamo i poteri, molto probabilmente, perché qui è dove ci risvegliamo dell'illusione. Ok. Quindi le scelte magari le possiamo fare proprio in quest'ultimo capitolo. Beh, sarebbe interessante vedere quali scelte ci sono da fare. Comunque, no, io non volevo. Vabbè, non volevo fare. Non volevo giocare di nuovo. Pensavo di aver premuto B, ma di nuovo mi sono confuso A con B. Nel frattempo, io quindi vi ricordo che questo gameplay, questa serie su Somerville è finita. Vediamo se posso uscire. Esattamente, grazie. Esci. Ah, però esco dal gioco così. Lasciamo in pausa. Io vi ringrazio per aver seguito questa serie e questo video. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se l'avete gradito, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Somerville e anche quale finale è uscito a voi. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, ovvero le prossime serie che arriveranno da Glacial Sphere. È tutto, al prossimo video!